Sta per chiudersi un anno particolarmente difficile, come purtroppo tutti sappiamo, anche per il settore delle costruzioni. Un bilancio da lei, vicepresidente, e un augurio ai lavoratori. Il bilancio alla fine di quest'anno per il settore rimane come per tutti i settori, probabilmente per la nostra società, per il nostro paese è un problema naturalmente dato dalla pandemia ed è una crisi economica che il settore ormai viene da lontano, perché viene da lontano 2007, ormai sono 13 anni, ma che da questo punto di vista mi sento di dire, può vedere anche una prospettiva futura sicuramente positiva, visto che in alcune norme che sono state messe in campo noi riscontriamo delle positività. Naturalmente tutti in questo periodo parlano del famoso 110% che dovrebbe dare un impulso importante. Noi crediamo che lo possa dare se naturalmente questa finanziaria può prevedere non il termine di questa norma nel 2021, che in effetti non è ancora partita con la sua preponderanza e quindi con la sua efficacia, ma che possa essere esteso almeno fino al 2025, proprio anche dentro una logica che quella norma porta con sé molto importante, che è la rigenerazione urbana. Speriamo veramente che il prossimo anno venga prolungato intanto nel tempo la possibilità di usufruire di questo super bonus e questo dia veramente la spinta al settore. Noi siamo già pronti. Perché lo vedete alle mie spalle, siamo già pronti anche fisicamente perché avevamo tra l'altro già calendarizzato dei corsi anche pratici per i posatori, dei cappotti e dei vari lavori che dovranno poi qualcuno dovrà anche fare con le mani. E quindi da gennaio abbiamo già calendarizzato altri corsi per le imprese, per i lavoratori, per i tecnici, per i professionisti, quindi per tutto il settore, proprio per dare una mano e accompagnarli tecnicamente e anche da un punto di vista organizzativo a fare meglio. E speriamo tutti che veramente sia un buon inizio. Rimettere in moto, come tutti sanno, questo settore vuol dire rimettere in moto un'economia circolare molto importante, perché ogni miliardo speso dentro le infrastrutture e dentro l'edilizia portano a 4 miliardi di PIL per il paese, perché muove tanto, ma davvero tanto per tutti noi, oltre che, visto quello che purtroppo ci aspetta davanti a noi, una possibile ripartenza anche dei posti di lavoro per questi lavoratori già occupati, ma anche per quelli che possono riprendere l'occupazione, che nel frangente hanno perso o perderanno un'occupazione. Quando si fanno interventi sull'adeguamento energetico e quindi sull'efficienza energetica degli edifici, ovviamente ci sono dei controlli previsti già dalla normativa. Nel caso del Superbonus 110, questi controlli saranno maggiori e più approfonditi e ci sarà una certificazione di tutti i lavori svolti, in modo che la qualità appunto venga garantita. E il rischio è che se non c'è questa qualità e se si scoprono appunto dei difetti anche costruttivi, si rischia di perdere detrazioni. Questo comporta anche un modo differente per noi di lavorare come formatori e come ente di formazione, perché oltre ai corsi che da sempre facciamo, anche per i posatori dei capoti, questa volta cerchiamo di andare oltre e di dare una garanzia maggiore del loro lavoro e della loro specializzazione, attraverso anche esami ulteriori dopo la formazione per riconoscere proprio la loro qualità e la loro esperienza proprio a base di norme UNI specifiche proprio per il settore. La nostra formazione sulla sicurezza quest'anno è stata molto particolare. Abbiamo cominciato a fare la formazione proprio per come gestire il Covid nei cantieri e in edilizia. Questo è stato un piccolo aiuto al settore e ha permesso poi già ad aprile, la riapertura all'inizio è molto timida e man mano sempre più consistente appunto dei cantieri edili. E per fortuna l'edilizia non si è fermata, o perlomeno non quanto altri settori e altre parti della nostra vita sociale e economica. Ci ha insegnato un po' di cose anche il Covid, oltre appunto alla paura e a tutte le complessità che abbiamo dovuto gestire anche noi come scuola fisicamente, e abbiamo imparato anche a gestire la formazione a distanza, ad essere più flessibili e
e a cercare di approfondire i temi della sicurezza necessariamente legati al Covid, ma non soltanto. Purtroppo c'è gente che continua ancora a cadere dai ponteggi o a farsi male o addirittura appunto a sentire purtroppo spesso di incidenti anche mortali, e noi su questo non molliamo. La settimana scorsa, nonostante quello che abbiamo appena finito di dire, c'è stato un'ulteriore morte nella nostra provincia, che ci fa capire come deve ritornare il valore della vita umana. Un lavoratore deve poter uscire e rientrare a casa, e credo e spero, è un augurio, che tutte le istituzioni, così come ci siamo uniti per combattere il Covid, ci uniamo per combattere queste morti, dando più certezza e più sicurezza ai lavoratori negli ambiti lavorativi. L'unica cosa che io credo che ci dobbiamo augurare non è la frase fatta "saremo migliori", ma creeremo un paese migliore che ci renderà tutti migliori. E nella costruzione di un nuovo paese, naturalmente, una battuta, costruiremo ponti migliori e strade migliori. Il complesso architettonico di cui vi parliamo oggi è un complesso particolare, tra l'altro è stato battezzato in vari modi dai bolognesi stessi da qualche anno. E viene chiamato la Balena o il Cubo o la sede dell'Unipol. In realtà il nome corretto, o perlomeno era così anche nelle intenzioni dei progettisti, è quello di Porta Europa, perché appunto è in una delle arterie più trafficate di Bologna, una specie di porta della città, una porta esterna insomma, che si unisce alle porte storiche dei viali di circonvallazione. Ecco, adesso ci troviamo all'interno del complesso architettonico di cui stiamo parlando, e come si vede facilmente qui si percepisce un'area diversa, molto più raccolta, molto più intima. Ovviamente si tratta di una zona pedonale che si trova esattamente sopra. L'idea di questo luogo era quello di appunto creare una porta della città, ma allo stesso tempo anche, tra l'altro a partire da un vecchio progetto che è stato molto sofferto ed è cambiato nel tempo, l'idea era quella di interrare una buona parte di via Stalingrado e di creare sopra appunto questa zona urbana molto più libera dal traffico. E per la verità l'unico pezzo sopravvissuto da questo progetto iniziale è proprio quello di Porta Europa, e quindi è quello dove ci troviamo attualmente, che diventa un po' un collegamento tra la parte dell'Officina Minganti, quindi la Bolognina, e il quartiere di San Donato, tant'è vero che qui si può praticamente, con alcuni passaggi molto comodi, attraversarla in bici o a piedi senza appunto intercettare le arterie principali del traffico che vediamo sotto. Da un punto di vista urbanistico è un edificio complesso, in realtà sono più edifici che riprendono un po' alcuni caratteri particolari di Bologna, quindi l'idea un po' delle torri con dei richiami ovviamente stilizzati di quelle che erano i merli, quindi tutta la parte tipica delle torri medievali, ovviamente in chiave moderna, quindi si tratta di edifici che hanno una doppia pelle, che sono rivestiti praticamente e realizzati con delle facciate ventilate. Questo complesso architettonico rispecchia un po' una vecchia idea dell'architettura, dell'urbanistica, addirittura risale a Leonardo da Vinci, a dei suoi disegni bellissimi che riguardavano questa idea di una città sospesa, dove sotto si muove, quindi si organizza tutta la rete dei trasporti, e sopra invece appunto la città è più vivibile. E questo è un piccolo esempio, inizialmente doveva essere così appunto tutta questa zona. E qui comunque si è riuscito a realizzare questa idea, e tutto sommato la percezione che si ha di questo luogo è di un luogo piacevole, staccato appunto da tutto il caos cittadino che c'è attorno. We'll be right back.
saluto a tutti. Siamo davanti all'albero di Natale che hanno creato i ragazzi della IFP, che sono i ragazzi della formazione professionale, corso per attore di Le strutture per ragazzi dai 15 ai 18 anni. Un corso completamente gratuito, finanziato dal Fondo Sociale Europeo tramite la Regione Emilia-Romagna. È una qualifica edile. Quindi i ragazzi hanno, attraverso un'attività di carpenteria, quindi hanno lavorato con legno, hanno costruito tutto l'albero dall'inizio alla fine, utilizzando proprio quello che hanno in laboratorio a disposizione. Per cui volevamo festeggiare il Natale insieme attraverso qualcosa di colorato, nonostante il periodo un po' grigio e particolare. Vi ricordiamo che le preiscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021-2022 apriranno il 4 gennaio e si chiuderanno a fine gennaio, il 25. C'è assolutamente tempo, si può fare una visita personalizzata qui a scuola senza impegno per visitare i nostri laboratori, il nostro spazio. Siamo all'interno di questo laboratorio dove i ragazzi fanno muratura, rifiniture, cartongesso, imbiancatura, piastrellatura, e siamo dentro a 1000 metri quadri, quindi lavoriamo anche in questo periodo di Covid in totale sicurezza. Quindi i ragazzi vengono in questo laboratorio e fanno tantissime attività che li porteranno poi direttamente nel mondo del lavoro. È una scuola altamente professionalizzante, per cui il nostro obiettivo è di inviare i ragazzi al termine di questi due anni insieme presso aziende del settore edile. Qual è l'indice di occupazione dei ragazzi una volta terminato il biennio qui all'Istituto Edile? Noi abbiamo un tasso di occupazione molto alta, abbiamo generalmente ogni anno un tasso di occupazione superiore all'80%. I ragazzi vanno in determinati, in tantissimi, svariati settori dell'edilizia, per cui non vanno solo a fare i muratori, ma vanno a fare ristrutturazione, vanno a fare gli imbianchini, vanno a fare carpenteria, vanno a fare il cartongesso, vanno a montare i velux, vanno anche in settori affini dell'edilizia, per cui siamo agevolati visto che il settore è un settore assolutamente ampio e pieno di mansioni. A livello di lavoro, come è andata anche come formazione? Vi siete trovati di fronte a diverse difficoltà, come le avete affrontate? Noi abbiamo cercato di dare una risposta alle persone continuando a fare formazione. Ci siamo inventati da un giorno all'altro una formazione a distanza tramite videoconferenza sincrona per dare risposte a tutte le persone. Abbiamo anche iniziato da poco, dopo le ultime indicazioni della Regione Emilia-Romagna, a fare i laboratori in presenza, sempre con tutti i distanziamenti previsti dai regolamenti. E lo faremo ancora, ci impegneremo ancora di più per il 2021, che speriamo sia un anno per tutti migliore, per proporre alle persone, agli edili, a tutto questo mondo delle costruzioni così grande, di poter frequentare questa scuola, che è la scuola delle persone. Quindi noi ci aspettiamo, come al solito, che vengano ad abitare questo luogo, perché le persone ci mancano tantissimo e vederle solo online ovviamente è un po' faticoso. Facciamo tantissimi auguri a tutti per una fine dell'anno serena e per un 2021 assolutamente straordinario. Vi consigliamo di iscrivervi alla nostra newsletter sul sito edili.com e di seguire i nostri social su Facebook, su Instagram, su LinkedIn e adesso anche su Twitter, con una sezione inglese per i nostri progetti europei. Per cui se siete interessati potete collegarvi alla nostra pagina edili.com, in alto troverete le icone dei nostri social alle quali potrete collegarvi assolutamente con facilità. Ancora auguri a tutti e a presto con la nostra trasmissione edili.com.